E dal Boccone di Milano ci troviamo qui per una conferenza con Monica Malavasi, che è il direttore dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Com'è andata intanto la conferenza? La conferenza è andata molto bene, c'è molto interesse sulla sostenibilità, ovviamente qui siamo al Salone della CSR, quindi della responsabilità sociale, e si è parlato tantissimo delle esigenze del consumatore, sempre più attento appunto ai temi della sostenibilità, della responsabilità sociale e di tutto ciò che è l'attenzione verso un consumo responsabile e consapevole. Abbiamo parlato del manifesto IVSI, come lo percepiscono i consumatori? Sì, il manifesto IVSI è percepito molto bene. Abbiamo fatto una indagine su vari eventi che abbiamo realizzato in quest'ultimo anno, abbiamo sentito circa 700 consumatori e abbiamo raccolto dei giudizi molto molto positivi. Abbiamo notato, abbiamo rilevato anzi, che l'86% del nostro campione si è dichiarato molto attento e molto interessato alla sostenibilità. Un altro dei valori del manifesto che è piaciuto molto è il legame con il territorio. Ossia, è visto con molto interesse il rapporto che l'impresa fa verso il territorio, cioè ciò che restituisce l'impresa al territorio, quindi l'attenzione all'economia del territorio, l'attenzione alle realtà del territorio e l'esaltazione del territorio, come è tipico dei salumi a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta. E poi la qualità, la sostenibilità e la voglia di informazione, di sapere quello che si consuma, di conoscere sempre di più del prodotto che si acquista e che si consuma e si mette nel piatto. E come mette il manifesto al centro il consumatore? E il manifesto lo mette al centro perché tutta l'attività che viene realizzata dall'istituto e dalle aziende che ne fanno parte viene svolta proprio per soddisfare le esigenze del consumatore. Quindi lo ascoltiamo anche attraverso ricerche, attraverso sondaggi e cerchiamo di promuovere come Istituto Valorizzazione Salumi Italiani un modello di impresa che sia più attento al consumatore e che sia più etico e che risponda maggiormente alle esigenze del mercato. La sostenibilità è uno dei punti del manifesto e oggi ne abbiamo parlato. Sì, la sostenibilità, come dicevo prima, è molto importante per il consumatore ed è uno dei sette valori del manifesto IVSI. Appunto, sono sette valori che dovranno guidare l'attività delle aziende che sottoscriveranno questo manifesto. Al momento abbiamo già 17 aziende che ci hanno creduto e che hanno sottoscritto questo manifesto dei valori e che si sono sottoposte a rispondere a un questionario e a una verifica da parte di un organismo di controllo indipendente dalle aziende, quindi c'è tutto un meccanismo che garantisce la rispondenza di queste aziende ai sette valori e la serietà di questo progetto.